Grazie, signor Presidente. Ma adesso, prima di parlare dell'ordine del giorno, visto che il consigliere Cassiani ha tirato di nuovo in ballo il caso di Luca Bà, vorrei soltanto chiedere una domanda, ma, cioè, una riflessione a tutti. Ma vi siete mai chiesti cosa spinge una persona di 37 anni a salire su un traliccio e rischiare la vita a 15 metri d'altezza? Cioè, forse, come siamo arrivati fin qui? Cioè, è quella la riflessione che dovremmo fare. Ho capito, però dovremmo chiederci come siamo arrivati fino a questa situazione invece di giudicare le persone senza nemmeno conoscerle. Comunque, parliamo dell'ordine del giorno su Caselli. Ma intanto noi vorremmo ovviamente esprimere la nostra solidarietà, come già ho fatto prima, a riguardo delle minacce di morte, perché le minacce di morte non si fanno a nessuno, tantomeno in questo modo sparse per la città scritte sui muri, ed è veramente un brutto segnale. Anche per quanto riguarda la censura, io credo che sia legittimo, come peraltro facemmo noi anche in Piazza Castello quando venne Schifani, anche andare a contestare le persone. Devo dire che il procuratore Caselli non mi sembra che abbia difficoltà ad avere spazio sui giornali, sui telegiornali, eccetera. Quindi non stiamo proprio parlando di un dissidente cui viene impedito di esprimere le proprie opinioni, però chiaramente non è neanche giusto impedirgli di parlare, assolutamente. Però io ci tengo a mostrare com'è la situazione vista dalle persone che poi trovate lì a protestare, perché se no non si capisce perché ci sono delle persone che vanno lì tutte le volte che Caselli appare. Queste sono persone che hanno delle domande senza risposta riguardo non allo Stato, ma all'operato del procuratore Caselli come procuratore di Torino. Beh, risponderà alla legge, però noi vorremmo capire perché tutti i casi invece che riguardavano i manifestanti notav, vorremmo capire il perché delle due donne prese e tenute 20 giorni in galera per un'accusa di concorso morale, perché catturate mentre scappavano in mezzo ad altra gente e tenute 20 giorni col procuratore che va a chiedere la carcerazione. Vorremmo capire questi episodi, la donna incinta di 7 mesi arrestata, poi rilasciata perché dopo un po' si sono accorti che era incinta di 7 mesi, un consigliere comunale di 67 anni che almeno le immagini dei video sono queste, con un bastone, il proprio bastone, la stampella, tiene lontani gli scudi dei poliziotti, facendo così, questa sarebbe l'aggressione, insomma, per cui è stato arrestato nell'ambito dei 25 arresti. E tra l'altro l'arresto di un consigliere comunale in carica a me sembra un atto grave, poi può essere giustificato perché chiaramente se il consigliere comunale, però un consigliere comunale in carica che partecipa a una manifestazione viene arrestato, comunque non mi sembra una cosa tanto, tanto lieve, assolutamente. Va bene, allora io vorrei anche capire, allora, visto che parliamo di non fomentare il clima di odio, io credo che anche il procuratore Caselli forse potrebbe parlare un pochino di meno, perché una cosa che ha detto e ha esasperato tutti, ha paragonato i manifestanti notav ai parenti dei camorristi. Allora, io non ci sto a essere paragonato a un parente di camorrista, non sono io che con i contatti con la criminalità organizzata che telefono ai boss dell'Andrangheta a chiedere i voti, non siamo noi, non siamo noi. Ecco, e allora noi non ci stiamo a essere criminalizzati in questo modo dal procuratore di Torino che va a dire che i manifestanti notav sono come i familiari dei camorristi. Ma, cioè, non lo so, io non so più cosa dire. Cioè, noi avremmo anche votato un ordine del giorno se fosse stato un ordine del giorno di solidarietà, ma qui è chiaro che non si tratta di un ordine del giorno di solidarietà. Perché alla fine ci è stato messo dentro non solo la solidarietà, ma la TAV, non il TAV, addirittura ho sentito l'elogio di Mario Virano, insomma qualunque cosa è stata infilata dentro questo ordine del giorno. Per di più con una strumentalità evidente, perché l'unico senso di questo ordine del giorno è far venire fuori le divisioni all'interno della maggioranza. E allora mi chiedo anche se su un tema così delicato, per questi giochini politici, si debba creare ulteriore tensione nella città. E quindi per questo motivo noi non possiamo votare nessuno dei due ordini del giorno, voteremo contrario entrambi gli ordini del giorno, ribadiamo la nostra solidarietà, ma ci spiace che il Consiglio Comunale si debba dividere su questa operazione che è assolutamente strumentale ed è assolutamente tesa a mettere ulteriore fumo negli occhi, per non parlare del problema vero, che è il fatto che quest'opera è inutile e che non interessa e non serve a nessuno se non a chi ci deve guadagnare costruendola. Grazie.